Posso sedermi? Prego, prego. Grazie, grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie, molto gentile. Anche lei figli che recitano? No, no, no. Io sono stato solo invitato. Anzi, le dico la verità, avrei dovuto essere uno di quei posti là davanti, ma me l'hanno occupato. Ah, in prima fila, ma basta scherza, lì ci sono i nonni arrivano la notte prima con le tende, poi entrano così alle 5 del mattino a passo di leopardo, ma ciao, no, 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 impossibile. Immagino, immagino. Lei ha un bambino che recita? Bambino e bambina. Ah, però, due ne ha. Due. Complimenti, caspita, due. Io purtroppo figli non ne ho. E considerando l'età, 56 anni, ormai penso che non ne avrò più. chi può dirlo? Io posso dirlo. Lei no, lei ne ha due. Mi ha detto, appena detto che ne ha due. No, a dire la verità ne ho tre. Tre. Sì, uno però non è più in età di recita. Tre ne ha. Tre. Porca di una vacca, tre figlie. 3-0, secco, così, pam, pam, pam. Ehi, gli spermatozoi con due palle così, lei, porca di una miseria. Ma prenda così male, caso. Ma le ha fatti tutti lei? No, due li ho fatti io e il terzo l'ho dato in appalto a un'azienda. No, okay. Infatti sono i terziari, no? Quelli che fanno il terzo figlio, no? Cioè quelli Ah, lì. ecco. Sì. Ma certo che li ho fatti tutti io, ma che domande fa? Scusi un attimo. Chiedevo, che non ne ho, lei ne ha tre, chiedevo, no? Complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Insomma. Bella mammina che c'è lì, eh? Ha visto? Ma fra quanto inizia? Ci siamo quasi, direi, Ah sì, eh? Caspita, però ce n'è di gente. Sì. Tutti i genitori, eh? Ah, tutti i genitori questi? Tutta gente che ce l'ha fatta. Ah, tutta gente che ce l'ha. Che poi dico io, non è che avessi problemi particolari, dico delle disfunzioni. Avevo gli spermatozoi un po' pigri, che poi dica, non è che ti devi ammazzare di lavoro per fare un figlio, però mi hanno detto che erano un po' pigri. Pensi che sono stato operato anche di varicocele? Sì, Sai però cos'è? È sì. una veneta tra il Lo so, testicolo e signore, però l'inguine. La scusi un veneta che se attimo. si gonfia. Non sono un andrologo, però voglio dire, certe cose le conosco, poi non mi sembra neanche il contesto più giusto per parlare di certe cose. Scusi, siamo alla recita di Sì, per Natale. amor di Dio, non parliamo. Magari poi ci beviamo un caffè, cosa dice? Sì, Le sì. faccio vedere il referto, qui lo spermogramma, l'ho appena ritirato. Non vedo l'ora, guardi, di vederlo. Guardi, prendiamoci del tempo dopo, Va bene, va bene, va Ah, bene. santo cielo, Va bene, comunque le dirò. Sembra paradossale, io e mia moglie non abbiamo figli, però in un certo senso è come se ne avessimo tanti. E In che senso? deve sapere che io sono il marito della maestra. No, 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 lei mi sta dicendo che. Ma porca miseria, ma va che onore! Cioè, sono qua seduto di fianco. Lei praticamente è il first lady, cioè. No, che first lady, sembra una lady, first man, scusa. No, beh, visto le condizioni anche, voglio dire, No, non è più faccio lo lady, dai. Ma cosa? Cosa Meglio ti lady, direttamente. Meglio lady, meglio lady. La chiamerò Lady Oscar, va Ma bene? che Lady Si chiama Oscar? Oscar? Ma No, non mi peccato, chiamo, sarebbe sono stato fatto lo bello. spiritoso. Stavo dicendo che io e mia moglie, sebbene non abbiamo figli, è come se ne avessimo tanti perché io di questi bambini qui sento sempre parlare a casa. Quindi sa com'è, un po' mi sono affezionato. Insomma. Guardi, ho preso anche il presepino. Oh, che bello. Sì, l'ho comprato fuori. È uno dei bambini della recita lo vendeva. 68 euro l'ho pagato. Non Mamma è poco. mia. Se fa il rapporto al metro quadro, più di un attico in Monte Napoleone. Sono quei prezzi lì. Però ci tenevo a prenderlo perché l'ho fatto il bambino con le sue mani. Ha fatto Mi bene, ha fatto sembrava un bene. gesto bello, bello, bello. Permesso? Dai, non spinge! Cosa spinge? Cosa spinge? Permesso? Permesso? A me mi hanno detto ci si ferma qua. Allora, Entri se deve entrare. Scivoli, No, ho no? paura di spaccarmi una gamba, ma siamo matti. Scivoli lei. Ah, perché siamo sul Cervino qua. Siamo alla recita di Natale. Entri lei. Posso sedermi qua? Cioè, deve sedersi. Prima che arrivi mia suocera, guardi, si sega lei. Mi fa un favore. Oh, là. Buongiorno. Buongiorno lei, buongiorno. Lei ha qualche figlio che si esibisce nella recita? No, il signore è sterile. Ma davvero? Sì, ha il referto in tasca, glielo faccio vedere, Ma se non cosa? ci crede. Faccio vedere il referto. Dai re magi ai referti. Ma guardate che c'è la privacy anche. Non è che fate gli spiritosi. Ma te pensi un po'. Mamma mia, ma dai, ma non è una cosa su cui scherzare, scusate. Oh, ma calmi, calmi. Mamma mia, lei è veramente spermaloso. Guarda questa storia. Cosa ri, cosa ri? Basta, 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 basta. Io invece ho due figli, che recitanti, un maschio e una femmina. E un terzo ce l'ha a casa, ce l'ha in panchina pronto a entrare. Tre ne ha lui. Che ruolo fanno così? Mia figlia fa una delle Madonne. In che senso una delle Madonne? E le Madonne sono tre? Tre? Sì, Tre Marie? come il panettone. Ma davvero?
sa perché? Perché è il ruolo più importante. Allora la maestra intelligentemente ha diviso, visto che le bambine ambiscono a fare tutte le Madonne, l'ha divisa in tre parti. E no? Secondo che logica ha diviso le tre Madonne, mi scusi? Allora, la prima Maria, cioè, fa il viaggio Nazareth-Betlemme. La seconda prenota l'albergo, no, diciamo così, e la terza comincia, no, non mi piace, volevo più vicino al mare, non c'è aria, volevo la finestra, e che qui e che là non c'è la spa. Si lamenta, fa il ruolo della moglie. Il ruolo della moglie, certo. L'altro figlio invece cosa fa? Uno dei tre San Giuseppe. Ah, perché? Tre Marie, tre San Giuseppe. Non sembra una recita, sembra sette spose per sette fratelli. Io non l'avevo notato, va, ma il bambinello è già in scena, ma che non si muove, chi lo fa? È Ciccio Bello, chi lo fa? Suo figlio? Il Ciccio Bello, un bambolotto, che è mio figlio, fa il Ciccio Bello. Ma signore, scusi, ma non vede che si vede, ma no, ma si vede, cioè voglio a colpo d'occhio, è finto, è un bambolotto. Certo che se lei fa fatica a distinguere un bambolotto, un Ciccio Bello da un bambino, ha voglia di far figli, cioè. E poi sarebbe così semplice, basterebbe ciulare. Ma cosa ride lei? Ma cosa ride? Dai! Io non capisco, ma perché è un bambolotto? Ma perché Gesù Bambino deve fare un proprio... è il protagonista. Vabbè, ma non lo vuole fare nessuno, perché cioè, voglio dire, è un neonato. Non ha battuto, i bambini vogliono parlare. Sa qual è il problema? Il problema è che tutti vogliono fare i protagonisti, poi rimangono tutti questi ruoli liberi, ha capito? Scoperti, tipo? Che nessuno vuole fare. Ma tipo che ruoli? Tipo i pastori. I pastori. Non c'è neanche un pastore nella recita, uno ce n'è. Sì. Nessuno vuole fare il pastore. Perché? Perché il pastore è faticoso. Il pastore si fa due zampogne così. Viene giù dalla montagna con la piccola. Non si arrabbi però. Cioè, vien giù dalla montagna con la pecora e poi sta tutto il giorno a vegliare sulla capanna dal freddo e dal gelo. Lo dice la canzone. Lo dice la canzone, perché i bambini oggi come oggi sono peggio dei grandi, non hanno più voglia di fare i sacrifici. Sì, però ho capito, ma se Gesù Bambino è un bambolotto, se i pastori ne vogliono fare... Allora, mi scusi, tutti i bambini della recita che ruoli fanno? I re magi. Tutti quanti? Sì. Sì, ci sono 15 re magi. Ogni re magio è diviso in 5. Ognuno vuole essere re per una notte. Bravissimo. E lei qui per? C'è mio figlio che recita. Ah, suo figlio. Ah, sì? Sì. Anche lei ha un figlio? No, ne ho 4. E la Madonna. Questo qui ne ha 4, quello ne ha 3, ma non avete gli spermatozoi. Avete il drago del trono di spade voi, ma scusa un attimo. Ma poi sì, avete 7... Abbiamo 7 figli in 2. Il prossimo anno possiamo fare 7 spose per 7 fratelli. Ho capito, ma è tanto. Guardi che per fare i figli bisogna sapersi fare. Cosa intende dire? Bisogna ciulare. Morca anche un altro, anche a mo. Ma lasci stare, signore spermaloso. Basta. Vabbè, basta con questa storia. Non ho piacere. Senta, suo figlio che ruolo ha? Allora, il ragazzo fa il ruolo del milionario. Il milionario nel presepe? Così mi ha detto, gli ho chiesto che ruolo fai nella recita, mi ha detto il milionario. Ma scusi, perché che ruolo fa? Il pastore. È l'unico della zona. Ah sì? Ha 1 milione di pecore, pensi, metà sono di Kashmir. Caro mio, tutte le fattorie intorno, da Betlemme fino a Dubai, caro. E anche mandrie, i cavalli, mucche, capre, salsicce, oche, anatre, il bue e l'asinello sono i suoi, caro mio. Fa anche tutte le altre parti degli artigiani, perché gli artigiani sembra, ma non ha voglia di fare niente. No, nella recita no. Appena mi smonta da pastore va a fare il fornaio, mi smonta da fornaio, mi passa al vasaio, poi mi smonta da vasaio, mi fa il falegname e mi chiude con la rotina. Madonne, è arrivato l'arrotino. Caspita, certo che voi, suo figlio ha messo su un bel impero. Guardi, ma lo sa, mio figlio fa il 90% del PIL della recita. È vero. È come se non bastasse, adesso per esempio è fuori all'ingresso che vende i presepi a quelli che entrano. Ah, ma te pensa, è presepino, e io l'ho preso, li fa lui a mano. Compra dai cinesi, paga 1 euro, li vende a 38. 68, 68. Ma c'è sempre qualche coglione che ci casca. Silenzio, inizia. Cosa fa? Mi commuovo sempre quando vengo alle recite. Ma scusi, la faccia a meno iniziare, non si è ancora aperto il sipario. Vabbè, allora mi commuovo più tardi. Sì, vabbè. Eccoli. Ma chi sono tutti questi bambini sul palco che stanno arrivando? I re magi. I re magi? Adesso?
all'inizio del presepe, ma già arrivano mica il 6 gennaio. E hanno fatto le partenze intelligenti. Ah sì? Sì, li hanno scaglionati un po'. Ah, li hanno scaglionati. Guarda, una delle Madonne, una delle Tre Marie, sta parlando al cellulare. Porca miseria, mia figlia, gli avevo detto che non se lo portasse con sé. Sta chiamando l'idraulico, di sicuro? Sì, sì, perché sicuramente i termosifoni non funzionano. C'è sempre freddo, gelo, freddo, gelo, gelo, freddo nella ma capanna. Ma suo figlio non c'è nel presepe? Sì, come no, è là, in fondo, sta arrivando col furgoncino, lo vede? È sua l'impresa termoidraulica di Nazareth. C'è anche quello, anche quello fa. Anche l'idraulica c'è. Ma certo, gli altri vogliono tutti studiare, lui rileva, no? Rileva i mestieri, rileva tutto. Certo che lei è un bel presepe, una bella recita, movimentata, dico, ce n'è di creatività. Sarà che io è la prima volta che vedo una recita di Natale, Per forza sei sterile. Lui non ha più, insomma, i testi, è come se avesse due maracas. Allora, quando ha dentro il riso soffiato, praticamente. Cioè, allora... Ma la voglia smettere con sta cosa? Ogni occasione è pronto per prendermi in giro. E lei la smetta, mamma, di ridere. Come va, mamma? Stavo dicendo che per essere una recita nazatizia c'è tanta creatività, cosa ho detto? Su questo ha ragione ed è tutto frutto e merito della maestra. Ah sì? È merito della maestra? Diciamolo, Diciamolo. È bella strana. È cambiata molto la maestra quando è finita la sua relazione col bidello. Col bidello? Col bidello, ha detto? Ha detto la relazione. Non mi ricordo se era il bidello o il professore di ginnastica. Tutte e due, però va bene. No. Ah, perché una sbadilatina gliel'ho data anch'io un pomeriggio. Cosa che ha fatto lei? Alla maestra. Cioè, cos'è che ha fatto? Lei ha dato una sbadilatina, ma cos'è una sbadilatina? Un bacio con lo sbadile, con il badile. Ma l'ha data al bidello alla maestra? Alla maestra, ma che peperina. Certo che ci vorrebbe anche il marito della maestra in questo presepe, potrebbe fare l'asino perché non si è mai accorto di niente. No, niente. Guardi, che a dirla tutta, l'asino non ha le corna, Ma il bue sì. Ah, è giusto. È anche castrato, anche. Certo, perché... Il bue sarebbe perfetto, no? Considerando la condizione, il bue sarebbe perfetto, visto che io e mia moglie, ovvero la maestra, non abbiamo figli. O se preferisce, il bue e la vacca non hanno vitellini. Perché lui è il marito, diciamo, bue della maestra. Io ne approfitto, vado a comprare un bel presepe da suo figlio. Vado con lui che gli faccio fare lo sconto. Andiamo che è meglio. Ma io non sapevo che la maestra... Io sì. Ah sì? Ma ha sbadinato anche lei.